mi ha triggerato in una maniera assurda. Ero tipo, ma tu mi stai davvero prendendo per il culo? Io ti spacco la faccia! Sul momento, sai quando sei in imbarazzo, ma comunque cerchi di mantenere la calma, ero tipo... Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Sono molto eccitata oggi. Vedete l'accappatoio? Sapete che ora è? È ora di story time! Finalmente vi racconto la storia del radiatore. Nome che ho menzionato di qua e di là per tipo settimane, per mesi. Però non vi ho mai detto chi è il radiatore. Che cosa mi ha fatto il radiatore? Qual è la storia con il radiatore? Il perché si chiama radiatore? Iniziamo. Allora, questa storia inizia a marzo, quando io ho iniziato a lavorare in banca, lavoro che poi mi sono licenziata, bla 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 bla. Praticamente, quando ho iniziato con tipo 30 persone, però tipo 24 di loro sono andati a fare una cosa e altre 6 sono andate a fare un'altra. Io ero parte di quelle 6, prese casualmente penso, che sono andata a fare un altro tipo di lavoro, sempre nella banca. Bon, fra queste 6 eravamo 4 ragazze e 2 ragazzi. Vabbè, tutto tranquillo, dovevo iniziare le prime 2 settimane di training in una specie di classe a fare delle slide, dopo slide, PowerPoint, libretto, prendi appunti su imparare cose e linguaggi formali della banca. Quando però ti trovi in queste situazioni in cui, beh, un nuovo lavoro, un nuovo gruppo, ci sono sempre quegli esercizi di bonding, della serie rompiamo il ghiaccio, in cui ti racconti un attimo, ciao, sono Ilaria, 24 anni, il mio colore preferito l'azzurro, in realtà no, è il borgogna, l'adoro, vedete? Vabbè, a proprio questo. Sai quando tipo tu giudichi una persona ancora prima di conoscerla? Ecco, io, il mitico famoso radiatore, che era appunto, come avete capito, parte del mio gruppo di 6, l'avevo già giudicata prima ancora di iniziare, nel senso, lui, anzi no, guarda che sapete, i primi giorni veniva vestito con tipo giacca e pantaloni da ufficio eleganti, no? E io tipo venivo con la tutina, cose tipo, poi dopo 3 settimane mi vedevi in felpa, ciabatte, senza trucco, proprio sfatta, perché ci avevamo fatto tutto questo hype da essere, guarda che sarete in una banca, vi dovete vestire bene, di qua e di là, non saranno accettati jeans e cose del genere, però poi entri e cioè tutti in tuta, mezzo pigiama di qua di là, perché non era proprio a contatto col cliente, era un altro building, un altro edificio in cui facevamo il lavoro vero e proprio, no? Vabbè, ma a parte questo, nel gruppo di 6 c'ero io, la vostra girl, c'era la polacca. Da tanto non pensavo a lei, guarda, madonna. C'era la baby polacca, polacca junior, che erano 2 le polacche, una stronza, l'altra buona. Poi c'era mia mamma, che non è veramente mia mamma, ma era, sapete in un gruppo che c'è sempre una persona che è la mamma del gruppo? Ecco, c'era quest'altra ragazza, italiana tra l'altro, la chiameremo mamma perché cara, simpaticissima, l'adoro. E poi c'era Umberto, quello dell'altra storia che vi ho raccontato, Umberto, quello che aveva tutti i problemi del mondo, asma, operazione, tachicardia, cioè tutto, quindi doveva lavorare da casa, bla bla bla. E poi c'era il radiatore. L'ho chiamato radiatore perché l'avevo menzionato così per passaggio in una delle vecchie story time. Però si chiama radiatore perché è il nome simile al suo vero nome. Cioè non c'è nessun altro ragionamento strano. Praticamente il suo nome è un nome che è simile alla parola radiatore. Infatti io per scherzo lo chiamavo sempre radiator. E radiator, così per giocare. E come tipo io mi chiamo sul canale Aria V, ma in realtà mi chiamo Ilaria. Quindi niente di straordinario. Però adesso che ci vado a pensare, la sua scrivania era vicino al radiatore. Quindi c'è cioè, tutto un collegamento mistico, io ci avevo visto lungo con quel nome. Che vi posso dire? Vabbè, a parte tutto questo, iniziamo, facciamo le 2 settimane di training e poi andiamo a fare il lavoro vero e proprio. Quando iniziamo a fare il lavoro vero e proprio, però il redattore se n'è andato via e si è preso quelle 2 settimane. Sapete che se hai sintomi del coronavirus ti devono mettere in quarantena 2 settimane, questo era ancora marzo, aprile, no? E quindi lui si era preso quelle 2 settimane e tipo ognuno del mio gruppo si era preso le settimane una dopo l'altra, quindi un casino, e io ero l'unica che era rimasta dall'inizio
fino alla fine, circa, perché poi sono andata via, così a lavorare. Quindi, dato che io ero lì fin dall'inizio, ho imparato bene come fare il lavoro. E dopo le prime 2 settimane, quando il radiatore è tornato e doveva iniziare anche lui a lavorare, lui non sapeva niente, perché appunto ha fatto il training e poi è entrato subito 2 settimane dopo. Invece io ho fatto il training e poi ho iniziato gradualmente a imparare come si lavora e tutto il resto. Quindi non sapeva una mazza. Quando è arrivato, lui ha avuto un sacco di problemi nei primi giorni, perché la sua email non era ancora sistemata, doveva avere tutti gli accessi, bisognava aspettare per... E quindi tipo il primo giorno che era tornato, vi giuro che lo vedevo così di lato. Poi bellissimo, perché si girava verso di me con la faccia così, sai, a bocca aperta. Cioè, io poi lo guardavo e ero tipo, ma tu? In effetti non aveva nient'altro da fare. Quindi vabbè, primo giorno così, secondo giorno così. Il problema che io ho avuto con il radiatore è che all'inizio ovviamente, vabbè, nessuno si conosce nel gruppo, quindi vabbè, parli di qua di là, però non connetti veramente. Quindi io vabbè, lo conoscevo, sapevo chi era, ci avevamo scambiato magari 2 parole, però non lo conoscevo veramente. E il mio giudizio di lui all'inizio è stato che lui comunque era uno di quei tipo ragazzi tipo molto camminata da duro, faccia sempre seria, però sveglio, però non sapevo fosse sveglio in realtà, l'ho scoperto dopo, però l'ho guardato e ho detto vabbè, ma tu come sei arrivato qua? Sei proprio un ragazzetto che vedi, capito? Niente di che. E quindi così l'avevo categorizzato nella mia mente. Quello che mi ha fatto rinforzare l'idea semi negativa che avevo di lui era il fatto che quando abbiamo iniziato ad avere un po' più di confidenza, stavo a parlare un po' di più, lui ci chiamava bitches, a me e alla mamma. È iniziato con la mamma, perché lui aveva fatto più amicizia con la mamma durante il training, e tipo la chiamava, hey, yo bitch, e magari in inglese a noi non fa così tanta impressione, perché vabbè, bitch è una parola che senti di qua e di là, però bitch significa stronza, è come se una persona tipo così è stronza, è stronzetta di qua e di là. What? Quindi quando io lo sentivo usare questo linguaggio con la mamma, che vabbè, la mamma avrà tipo 26 anni, sono stranissimo chiamarla mamma, madonna. Io ero tipo, what? E la mamma tipo diceva, no, vedi come mi tratta mio figlio, mi tratta male. Però era sempre sullo scherzare, quindi lo scherzo c'era, però comunque non fa piacere, anche se stiamo scherzando, siamo tra di noi, siamo tutti giovani, eccetera eccetera, comunque beh, ma faceva un po' storcere il naso, quindi chiamava lei così e noi lo riprendevamo, però non in maniera magari tanto ferma, quindi forse lui si sentiva ancora che poteva farlo, boh, vabbè, ok, però comunque chiamava lei così e lei comunque si sta difendendo da sola, lei non offendeva così tanto, allora vabbè, chi sono io per andare a arrivare lì a fare... Bon. Poi quando abbiamo iniziato io e lui ad avere un po' più di confidenza, io notavo che mi chiamava così a volte. E io ero tipo, smettete di chiamarmi bitch, smettete di chiamarmi bitch. E lui fa, e io lo guardavo, però poi, vabbè, mollavo il discorso, perché ok, l'ho detto una volta, l'ho detto 2 volte, anche se l'ho detto per scherzare. Spero che una persona abbia inteso, giusto? Perché non fa piacere, no? Però poi lui continuava a farlo, ma non è che vabbè ogni ora mi chiamava così, però tipo, yo bitch, passami la penna, yo stronza, passami la penna, e io ero tipo, what? Smettila di chiamarmi bitch! E lui fa, ma non è offensivo, lo faccio per scherzare. Sì, ho capito, però noi siamo donne, cioè ragazzi non piace essere chiamati così. E lui fa, ma a tutte le mie amiche donne non importa. Quando ha detto quella roba ero tipo, innanzitutto che amiche hai? Chi sono le tue amiche? Sono tua amica io? Cioè ti ho conosciuto ieri, cosa vuoi da me? E il soltanto perché le tue amiche non hanno problemi a farsi chiamare stronzetta e stronza non significa che io non abbia dei problemi. È lo stesso ragionamento con la parola negro, ok? Io la passerei perché sono black. Vabbè,
certa gente dice, vabbè, ma io comunque ho amici neri, a loro non importa se chiamate negri. E quindi ti senti in dovere, o comunque ti senti confident nel chiamare me con lo stesso termine. Ma io dico, ma soltanto perché a loro va bene, non significa che a me vada bene. Quindi questa cosa gliel'ho detta, soltanto perché loro sono ok con questa cosa, non significa che tu puoi farlo con noi e con me, anche se siamo in amicizia, ridiamo, scherziamo. E lui, tipo, sai quando parli con una persona e loro, vabbè, non ti rispondono, comunque ti guardano, annuiscono, comunque fanno un cenno di qua di là, e quindi speri che loro abbiano capito quello che tu intendi, però non l'hanno veramente capito? Così, siamo arrivati al punto in cui secondo me lui capiva che a me non piaceva essere chiamata così. E ogni volta che lo faceva magari gli lanciavo l'occhiatina, oppure lo riprendevo, però in maniera non tanto ferma, perché vabbè, io a volte, come sapete benissimo dalle mie storie, non riesco a farmi valere. Cioè mi faccio valere quando proprio arriviamo al limite, se no sono tipo vabbè. Ecco, sì, lui aveva capito che a me non faceva piacere essere chiamato così. Però lui è il tipo che quando capisce che una cosa ti dà fastidio continua a farlo. Lui è quel tipo di ragazzo, capito? Una cosa ti dà fastidio, ah vabbè, continuiamo a farla, perché si pensa comunque che ci sia quel rapporto d'amicizia, io siamo tutti cool. Invece non aveva capito che mi dava veramente fastidio. Cioè, a chi piace essere chiamata stronza, no? E quindi continuavo a dirlo, gli dicevo smettila, però forse dal mio tono, cioè non è che lo dicevo smettila, glielo dicevo anche seriamente, però lui è il tipo che non prende le cose sul serio, cioè è un po' immaturo come ragazzo. Quindi mi ricordo questa volta che mi ha bruciato in maniera, cioè sai una burn, sai quando una persona ti dice qualcosa che è tipo wow, io sono rimasta tipo oh mio dio, tachicardia. Ok, praticamente eravamo al desk, era il periodo in cui lui era tornato, e quindi lui aveva avuto l'idea di condividere lo schermo con me per imparare da me, dato che lui ancora non poteva avere l'accesso e non poteva lavorare. L'idea era, ok, guarda lo schermo dell'area, socialmente lontani, e impara da quello che fa, dato che io sapevo più di lui. L'abbiamo fatto per un po', però dopo un po', non so, una cosa tira l'altra, siamo andati in pausa o qualcos'altro. Lui mi ha mandato la richiesta, abbiamo interrotto. Poi lui mi ha mandato la richiesta di condividere lo schermo, io tipo gliel'ho rifiutata. Se continua a fare niente come stavi facendo, perché tanto nessuno ti guarda. L'ho aiutato tanto, però non so perché avevo comunque rifiutato la richiesta di condividere lo schermo. Continuavo a fare quello che facevo, tanto lui era lì a dormire. E poi non so cosa è successo, tipo mi ha detto "yo bitch", mi ha chiamato di stronza, mi ha chiesto qualcosa, forse non lo so. Io mi sono girato e gli ho detto "guarda che se voglio posso essere veramente stronza, sai, quindi sta attento". E lui si gira, mi guarda e fa "lo so, per questo ti sto chiamando stronza da una settimana". Quella cosa mi ha fatto rimanere tipo Trigger! Mi ha triggerato in una maniera assurda. Ero tipo, ma tu mi stai davvero prendendo per il culo? Io ti spacco la faccia! Sul momento, sai quando sei in imbarazzo ma comunque cerchi di mantenere la calma, ero tipo continuiamo a lavorare, però dentro di me ero tipo non posso continuare che questa cosa accada, perché sto qua davvero mi sta prendendo per una scema. Quindi ho lasciato correre sul momento, però sempre lo stesso giorno, qualche ora dopo, mi ero decisa che no, adesso la situazione sta attraversando l'oltre, quindi dobbiamo mettere un punto stop alla cosa, perché ne avevo anche parlato con il mio tipo ai tempi. E quindi lui era tipo, ma oh, ti lasci trattare così, ma che è sta storia? E io ho detto, è vero, hai ragione, dopo adesso vado e gliele dico. E qualche ora dopo sono andata in bagno, poi sono tornata dal bagno, mi sono seduta alla mia scrivania, acceso il computer e avevo in mente il mio piano geniale, avevo in mente di dirgli qualcosa che gli avrebbe fatto capire che basta. Lui è il tipo di persona che
secondo me, risponde ad un determinato tipo di atteggiamento. Cioè, finché tu mantieni quella parvenza di amicizia, non ti prenderà sul serio. E io sono una specie di persona che a me piace essere considerata amica. Cioè, non è che voglio essere amica di tutti, però mi piace essere considerata una persona a cui puoi venire a parlare. Penso che con voi si sia capito in tutti questi anni, e ho su Instagram che rispondo sempre. Sono una persona che è amichevole, approachable, però a volte questa cosa ti fa male, perché poi la gente pensa di poterti trattare o dirti quel cazzo che vuole. Buona, allora con lui, dopo che ho acceso il mio computer, mi sono girata verso di lui, gli ho sorriso, perché gli ho sorriso, poi mi sono avvicinata con la sedia, sono andata verso lui e gli ho detto: guarda, chiamami stronza ancora una volta e vado a farti una denuncia col manager. Ma ero proprio seria quando gliel'ho detto, e sapevo benissimo che ok, da amiconi adesso passeremo ad altro, però per forza va così, perché te lo dico una volta, te lo dico due volte, te lo dico scherzando, te lo dico sul serio, non mi prendi sul serio, allora non siamo più amici. Quando gli ho detto questa cosa, poi gli ho detto: ti vado a fare un gioco con il manager, e poi gli ho detto: ma è chiaro? E lui fa: sì. Tipo, mi ha risposto monotono, fa co. E da lì non mi ha più parlata. Per il resto della giornata, e tipo anche mi pare il giorno dopo non mi ha più parlato. Tipo, è stata quella fase in cui si è creato il distacco, perché ok, ti ho fatto capire che non mi puoi trattare come il cazzo che vuoi, ma il bello è stato che quando tu ti fai valere e comunque dimostri che ok, adesso basta, poi le persone iniziano a rispettarti di più, perché da quel giorno non mi ha più chiamato stronza e siamo pure diventati amici. Abbiamo pure fatto amicizia. Dopo un paio di settimane abbiamo ricominciato a parlare, perché comunque abbiamo le scrivanie vicine, scherzo dopo scherzo. Siamo arrivati ad un altro livello di confidenza, però era una confidenza diversa. La confidenza di prima era un po' ok, tu mi sfotti, ridiamo, manca un po' il rispetto. La confidenza di adesso è basata un po' sul rispetto, perché sai che non puoi oltrepassare questa linea che ti ha messo. Quindi createvi le vostre barriere, i vostri confini, e oltre questo limite la gente non può passare, non può passare, perché se non lo mettete chiaro fino all'inizio, la gente può continuare a fare avanti e indietro, vi prende per scema. Ok, questa è una cosa che ho imparato anch'io. E poi siamo arrivati adesso così tanto amiconi, che poi lui mi comprava pure la colazione. Ci arrivavamo in ufficio e non so, avevamo preso questa abitudine del che mi comprava i croissant, mi fa pure il croissant, io sì dai, perché no? Quindi me lo compravo, non costava neanche poco. Me l'ha comprato un paio di volte, fino a quando io, cioè, ho pensato che okay, basta, basta croissant, perché la spesa inizia a farsi sentire. Però sì, adesso abbiamo un gruppo su WhatsApp, io, il radiatore e la mamma, amiconi. Mi mancano a volte, sono le uniche persone che mi mancano dalla banca. La banca mi fa schifo, mi fa cagare. Mi manca soltanto la mamma e il radiatore. Finalmente, adesso sapete tutto. E morale della favola, non fatevi mettere i piedi in testa. Rendetevi conto che va bene se la gente vi fraintende, va bene se non piacete a tutti, va benissimo, tipo anche la polacca. Quello che mi dava fastidio della situazione con lei era il fatto che lei mi avesse frainteso. E cioè, io non sono una persona che non aiuta, io non sono una persona che non è gentile, soltanto che lei mi aveva adesso visto come una stronza che non aiuta, che è cattiva. Quindi questa cosa mi dava tanto fastidio, però poi mi sono detta: vabbè, tu hai deciso di vedermi in quel modo, se la vi, è com'è. Oppure una persona che ridiamo, scherziamo, però quello che dici comunque non mi va giù, ok, sacrificherò l'essere amicona per l'essere la stronza, però mi faccio vedere e ti dico che no, oltre questa linea non puoi passare. Ti sta bene? Ok. Non ti sta bene? That's the door, ciao, capito? Quindi sì, questa è la fine del video, ragazzi. Spero che questa storia vi sia piaciuta e alla prossima! Ciao!